circolo nautico per questo Natale 2020. Giustamente siamo col presidente Igor Baiocchi, un circolo un po' così. Quest'anno il Natale, presidente, lo viviamo in questo modo, però i complimenti per questo bel presepe che giustamente ci tiene il circolo a far parlare di sé. Ti chiedo innanzitutto, Igor, un bilancio di quest'anno che è stata un po' dura per tutti, però voi avete fatto sempre quel qualcosa che vi pone sempre all'attenzione, diciamo, non solo dell'Italia e della Regione Marche. Allora, grazie Carlo di questa opportunità che mi dai per poter spiegare quello che, quel poco che stiamo riuscendo a fare con tutto questo, queste problematiche legate alla pandemia. E in pratica la soddisfazione più grande di questo Natale 2020 è che abbiamo avuto la convocazione di Sofia Paradisi in nazionale under 19 per i laser, quindi per noi è un grosso obiettivo e questo è, speriamo che ci faccia dimenticare questo 2020 che è stato veramente impressionante per tutti a livello psicologico, a livello economico, anche a livello sportivo, perché abbiamo dovuto comunque tenere al minimo sindacale le attività. Quindi il mio augurio è che possiamo tornare ad abbracciarci tutti, a guardarci in viso e poter sorridere senza la mascherina, proprio perché comunque abbiamo bisogno mentalmente e psicologicamente anche di poterci stringere la mano, perché veramente sta diventando un po' pesante. Io inizio a sentire questa la necessità di poter empaticamente avere un rapporto con chiunque, noi tra soci, le persone, i cittadini, amici, parenti, quindi è diventata veramente una cosa pesante. L'augurio è quello di poter, come dicevo, tornare ad abbracciarci e a essere più sereni per un Natale in ristrettezza sicuramente, ma con i propri cari e in serenità per tutti. Ti faccio una domanda, tu dici, adesso me la fai? Sì, perché è bello anche essere ottimisti in questo periodo cercando di guardare lontano. È prematuro, presidente, parlare per quello che potrebbe essere il 2021, Covid permettendo? È prematuro? Allora, noi per il 2021 abbiamo in programma un campionato italiano d'altura, speriamo di potercelo aggiudicare ed è un grande appuntamento a livello nazionale che ci comporta un grande sforzo, soprattutto di posti barche, perché abbiamo comunque la dazzena diciamo abbastanza piena, quindi dobbiamo assolutamente cercare di centrare l'obiettivo. Come circolo nautico posso dirti che stiamo lavorando affinché stiamo sistemando il pregresso e stiamo affrontando tutto ciò che sono le manutenzioni un pochettino lasciate indietro, ordinarie che comunque ci sta in un'associazione, ci sono anni e anni, e adesso dobbiamo praticamente sistemare tante cose tra i pontili, gli ormeggi, il riordino e il riassetto di tutto quello che è la logistica del circolo nautico. Stiamo facendo un piano molto importante e ambizioso proprio per poter sistemare il circolo nautico e guardare al futuro, ora adesso che stiamo ottenendo proprio in questi giorni la concessione pluriennale fino al 2033 che tanto stavamo aspettando, e spero finalmente di poterla riprendere a breve. Ecco. Grazie presidente, auguri. Grazie a voi, tanti auguri. Atleta dell'anno per il circolo è Sofia Paradisi. Io ho letto un po' il curriculum che mi ha mandato Marrico, che ringrazio. Ha iniziato nel 2010, ma nel corso di quest'anno ti sei distinta a livello nazionale e non solo, buon ultimo il campione italiano. Esatto, da poco ho fatto il cambio classe e ho esordito in radial con l'italiano a Salerno, dove ho fatto quinta quest'anno, mentre l'anno scorso in 4-7 ho vinto il titolo italiano. Ecco, quindi diciamo questa esperienza che hai accumulato nel corso degli anni, giustamente salendo di età, sali anche di categoria, esprimendoti sempre con realtà diverse. Sì, adesso con il cambio di categoria mi trovo nella classe radial, che è la classe olimpionica, dove la differenza dalla mia vecchia categoria appunto è che sono aumentati i metri quadrati della vela,
quindi è un po' più difficile, e le atlete che comunque con cui mi scontro fanno appunto questa categoria da molto più tempo di me, e alcune hanno già partecipato alle Olimpiadi degli scorsi anni, e si arriva fino a 30 anni e io ne ho solo 17, quindi la strada è lunga. Senti Sofia, obiettivi per il 2021? Troppo presto chiedertelo? Perché comunque siamo in una situazione dopo comunque il coronavirus, non ci siamo confrontati molto. Non ho grandi obiettivi, ma comunque con il cambio classe magari di mantenere questo risultato che ho avuto e migliorare sotto molti punti di vista, che c'è ancora da lavorare. Grazie e complimenti ancora. Grazie.